Abbiamo ripreso questa antica tradizione dell'Alto Calore, che era il concorso Goccia Blu, nel segno della sobrietà, a costo zero praticamente, avere una capillarità in tutte le famiglie della nostra Irpinia per spiegare, raccontare l'Alto Calore, ma anche nella giornata mondiale dell'acqua illustrare ai ragazzi quanto siamo fortunati rispetto ai milioni di persone che non hanno questa risorsa, che invece il buon Dio ha voluto donare all'Irpinia e verso la quale spesso non siamo così attenti come invece dovremmo essere da tutti i punti di vista. Il disegno di legge regionale, il mancato ristoro da parte della Puglia, pensiamo sempre che noi a gravità diamo l'acqua alla Puglia, l'acquedotto romano fin dall'antichità porta l'acqua a Napoli e noi abbiamo, diciamo, negli anni, attraverso anche incurie, mancati finanziamenti, un mancato ristoro a un territorio fragile che comunque ha frane, abbiamo una condizione sicuramente non di favore. Oggi invece noi ci aspettiamo che la Regione risponda alle sollecitazioni, potremmo dire, di una vita di questa terra che, a parte le proprie colpe, perché ci sono stati comunque, diciamo, sprechi o eccessi che riguardano un po' tutti gli enti acquedottistici, ultimamente invece, diciamo, stiamo facendo un risanamento serio, abbiamo messo su tutto un ragionamento che ha eliminato gli sprechi, penso alla fine delle due società, penso alla fusione, alla valorizzazione delle reti, del patrimonio, quindi ci attendiamo che invece le istituzioni rispondano a quello che è giusto per l'Irpinia e il Sannio. Noi abbiamo già detto che per esempio occorre risolvere la crisi di Montoro, che ci toglie 100 litri d'acqua al secondo dal sistema, abbiamo la necessità di finanziare le reti, Alto Calore con un'opera di saving, di risparmio, cioè legato ai costi, riscoprendo come questo concorso anche i lavori nei distretti delle reti, ha una ricognizione dove sono le zone con più perdite, interviene coi lavori, abbiamo risparmiato più di 1 milione di euro per l'energia, abbiamo fatto tantissimo, però molto resta da fare, la situazione comunque è complessa, abbiamo comunque una massa debitoria rilevante, quindi c'è la necessità che l'Irpinia abbia il giusto ristoro dalla regione, non si può immaginare che la nostra terra sia un po' diciamo quella dove mettere le discariche, anche quello che abbiamo spiegato oggi, cioè il fatto di avere una terra fertile e ricca di acqua significa che non si possono mettere le trivellazioni petrolifere, non si possono mettere i rifiuti, significa salvaguardare i territori dalle condotte in frana. Bene, tutto questo necessita di un'attenzione completamente diversa. Noi abbiamo chiamato il nostro piano industriale la svolta possibile. La svolta possibile in questa terra avviene cambiando radicalmente l'approccio con un elemento, quello dell'acqua, che è trasparente, non ha colore e che quindi ha bisogno che non ci siano divisioni politiche, ma che ci veda tutti insieme lavorare per valorizzare un asset del territorio che potrà dare anche lavoro alle future generazioni. Quindi credo che bisogna darsi tutti da fare in occasione della giornata mondiale dell'acqua, capire che in Irpinia c'è un patrimonio importante che si chiama Alto Calore, che va valorizzato e con gli occhi dei bambini come oggi guardare con un senso diverso al futuro.